E come vedete ragazzi, queste tipo di immagini qua, che sono vendute su Fiverr, chiamate pattern, che vogliono dire praticamente modelli, sono praticamente delle immagini che possono servire alle persone che le vanno a acquistare per i loro siti web, quindi creare una loro grafica nei loro siti, quindi possono servire come sfondo, e praticamente sono delle immagini semplici da creare. In questo video tutorial ti farò vedere come creare questo tipo di immagini qua in modo completamente gratuito e come andarle a all'interno di Fiverr e come, se segui il video fino alla fine, aumentare di visibilità all'interno di Fiverr per poter avere l'occasione di vendere le tue immagini create gratuitamente. E questa persona qua che ha ricevuto praticamente 488 ordini, ok raga, sta vendendo le sue immagini, queste qua che adesso andiamo a vedere come crearle in modo veramente semplice, le sta vendendo praticamente per ogni immagine a 48,61 euro. Cioè, raga, veramente un sacco di soldi. E ci sono persone poi che vanno a acquistare le immagini. Ripeto che questi qua sono praticamente dei modelli che possono servire alle persone per i loro siti web e per altri lavori. Quindi oggi andiamo a vedere come creare questi pattern, questi modelli. Prima di proseguire, come sempre, ti invito a lasciare un bel like e iscriviti al canale, attiva la campanellina se vuoi rimanere aggiornato su questi lavori che puoi fare su Fiverr e li puoi fare gratuitamente grazie a Canva, ragazzi, ok? Canva praticamente è uno dei migliori siti web per creare immagini di qualsiasi tipo, quindi andare a creare i modelli che vi dicevo, guardate qua quanti ce ne sono, li possiamo creare benissimo con Canva, possiamo creare logo con Canva, possiamo creare le stories per Instagram, c'è veramente di tutto con Canva, possiamo creare veramente qualsiasi cosa, addirittura possiamo creare dei video. Quindi oggi ci andiamo a basare su come riuscire a creare dei pattern da vendere all'interno di Fiverr, ok ragazzi? Guardate qua, come questo qua, e infatti adesso vi faccio vedere. Io ne ho creato uno prima con Canva, ci ho messo veramente poco tempo. Guardate qua, raga, ci assomiglia. Ho preso spunto da questa immagine qua e guardate qui, questo qui è il mio modello che potrei vendere benissimo all'interno di Fiverr, ok? Guardate qua. Veramente, veramente semplice. Adesso andiamo a vedere come funziona. Quindi, prima di tutto, prima di andare a vendere su Fiverr, andiamo a creare questi modelli da poter poi iniziare a vendere. Quindi andiamo su Canva, qua nella destra andiamo su Crea un progetto, vi dovete registrare. Mettiamo che noi vogliamo vendere questi modelli su Fiverr per dei siti web, quindi per le persone che hanno bisogno degli sfondi per i loro siti. Andiamo in alto nella destra su Crea un progetto, andiamo in basso e andiamo dove c'è scritto sito web. Ci premiamo sopra e questa qua praticamente la prima nostra pagina bianca. Quindi adesso andremo a creare praticamente questi pattern, questi modelli, molto molto semplice. Adesso vi faccio rivedere come ho creato questo qua, che praticamente poi assomiglia a quello che abbiamo visto, ok, nell'inserzione di questa venditrice qua. Una sola immagine, 48,61 euro. Quindi ritorniamo su Canva. Prima cosa da fare, scegliere lo sfondo, quindi poi andrà tutto in base alla nostra creatività, alla nostra fantasia. Andiamo a premere praticamente sullo sfondo e andiamo qua nella sinistra, colore dello sfondo. Andiamo praticamente a scegliere il colore, ok? Questo qua è il mio colore. Andiamo praticamente in elementi. Questo modello, ragazzi, si basa sulla natura. Quindi cosa facciamo? Andiamo su Canva, andiamo su elementi e andiamo a scrivere praticamente foglie, e qua come vedete ci compariranno tutte le immagini delle foglie, quindi possiamo incominciare a creare il nostro modello per andarlo a vendere poi su Fiverr. Possiamo copiare, incollare, farle molteplici, possiamo girare le immagini, ok? Possiamo ovviamente aggiungere altre immagini, sempre ovviamente basati sulla natura, sulle foglie. Andiamo a ricercare, guardate Canva quante immagini praticamente ha. Questo non è male. Possiamo anche girarla, ok, così. Dobbiamo cercare proprio di sistemare le varie immagini. Ok, come vedete, in pochi minuti ho creato praticamente un pattern, un modello da vendere su Fiverr. Qua, ragazzi, una volta che avete fatto, andate in alto nella destra sui tre puntini e andate a premere su scarica. Andate a scaricare in formato PNG, che è il formato di alta qualità. Andate a scegliere poi le dimensioni che volete, ok?
scarica, ve lo scaricherà nel PC, come vedete tutto completamente gratuito, ok, basta registrarsi a Canva. E qua ragazzi, come vedete, c'è il mio modello da poter vendere poi all'interno di Fiverr come modello per siti web. Quindi si potrà poi ritornare su Fiverr, andare praticamente a creare un gig, andare a creare praticamente un'inserzione e vendere i vostri modelli. Ragazzi, per aumentare di visibilità su Fiverr dovete ovviamente scrivere in inglese i vostri titoli e dovrete cominciare il vostro titolo con queste parole qua e andare a finire con queste parole qua, ok ragazzi? Queste qui sono praticamente delle parole fondamentali, perché se io vado nel motore di ricerca a scrivere pattern, ok, guardate qua che cosa mi compare, andate a mettere nei titoli queste parole qua. Ok ragazzi, queste qua nei titoli, nei tag, sono delle parole molto importanti e vi faranno aumentare le vostre vendite sui vostri pattern che avete appena creato, ok? Quindi pattern design, ci vado a premere sopra. Infatti qua ragazzi, come vedete, sono poi tutte le persone che stanno vendendo i loro vari modelli, ok? E con Canva, in modo completamente gratuito, potete creare tutti questi modelli da poter vendere all'interno di Fiverr in modo gratuito e veramente semplice. Ebbene ragazzi, per il video è tutto. Mi raccomando, se volete rimanere aggiornati su altri lavori che potete fare su Fiverr, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina e scrivetemi qui sotto nei commenti se volete vedere come creare altri lavori da mettere all'interno di Fiverr per guadagnare ovviamente soldi. Ciao da Felix.